Salve a tutti ragazzi, benvenuti su un altro video di Cortex Gaming. Riprendiamo la nostra avventura su American Truck Simulator, che è una vita che non lo faccio. Quindi continuiamo e vediamo cosa ci prepara. Allora, dovevamo comprare sempre il camion di proprietà, mail, ecco, vedete, la banca che rompe la minchia. Siamo in grado di aiutarti a crescere, ma va. Come al solito. 500.000, che faccio? Vado? O mi faccio un altro lavoretto? Aspetta, va, mi faccio una... Quanto c'ho? Oh, c'ho. Quanto c'ho? Quanti dollari c'ho? 25.000 dollari. No, mi faccio un altro lavoretto, ancora poco. Mi faccio un altro lavoretto da dipendenti. Ok, vieni lavoro di pena denade. Che mi pende un di pena denate. Allora, Cost Mining, Stockton, Helco, 35.500 libbre, consegna privata di che? Consegna prevista. Scade fra 14 ore e 8 minuti. Buono. Dinamite? Ancora. Vabbè, da. È quella che costa di più, 7.655. E noi andiamo ad accettare subito il lavoro e andiamo di violenza in Nevada. Dove vada in Nevada. Bene. Noi andiamo in Nevada. Allora, che per caso c'è, non mi ricordo più i tasti come al solito. Ah, ok. Eccoci, bello, sto carino. Come tutte le volte noi guardiamo il camion nero black, che spettacolo, guardate. Mamma mia, che spettacolo, wow. Bene, quindi torniamo, accensione, accendiamo i motori, signori. Se non mi sbaglio, l'uscita è di qua. Sono sempre chilometrici questi camion. Sbaglio, l'uscita di qua, sta cippa. Ah, sì, è di qua. Sempre i soliti tre operai che mi perculeggiano tutte le volte. Guardate la curva, spettacolo! Ok. Peccato che non posso mettere la radio! Perché ho paura che poi non mi caricano il filmato, quindi... E la madonna, quante machine! C'è traffico intenso, sono le 7.40, saltano presto in America, eh? Altro che noi, vabbè, c'è proprio la X addirittura. Vada, dopo di questo può andare. Noi, madonna. Vabbè. Si fermerà. Vediamo di fare un percorso. Ho cambiato immagine perché mi ero... Avete visto uno scatto e che ho cambiato io immagine. Allora, speriamo che stavolta vada tutto liscio. Sto zitto, mi tocco le balle. E noi andiamo verso il Nevada. Addirittura, vediamo qua, che ci vogliono 10 ore. Pareva una strada corta dalla cartina, invece 10 ore. Dunque, a benzina, tanto ci mettono sempre abbastanza il pieno. Infatti, ci hanno messo il pieno. Che curvetta che ho preso oggi, eh? Ok, il camion va. Non ti fermare che poi io sono in salita. Vai, per piacere, vai. Vai, grande così. Bravo camioncino rosso. Che... Qualcuno mi ha urtato e... Non c'è stata multa? Ok, anche perché si cagano addosso, che porto la dinamite, signori e signori. Bello sto camion nero. Comunque, passo di palo in frasca. Di palo in frasca. La frasca. Attenzione anche alla velocità. Oh, li voglio tutti, sti 7500. Li voglio tutti. Welcome to Sacramento. Oh yeah. Benvenuti a Sacramento. Che facciamo un bel sacramento e non se ne parla più. L'operai
non fanno un cazzo, eh? Vedo sia gli operai di là della ditta di camion, sia questi, sempre così a parlare fra di loro, a cazzeggiare. Velocità 55 miglia orari, io sto andando a 40, quindi ci sono proprio agilmente dentro. Poi peso un quintale, quindi più di un quintale, una tonnellata, più di una tonnellata, una trilionata. Arrivo previsto per le 6 il pomeriggio, sono in tempo per la partita. Corsietta, anche perché fra poco devo girare. Cinquantasette, qui fanno, sono di multa facile se mi vede una pattuglia. Bene, giriamo di qua. Ecco il camion che ci abbiamo davanti, il signor Rossi qui davanti ci fa per ora lo stesso percorso che facciamo noi altri. Plurale maiestatis, noi altri. Sì, però Ciccio, ok. Vai, inoltrati. Tanto lui va più veloce di me perché penso che è vuoto, penso che è vuoto. Ma noi sentiamo il sorpasso in salita, attenzione, signori. Vettel. Sì, tengo la freccia, tengo la freccia. Attenzione, blocchiamo tutto il traffico. Vinco io, sono più veloce, sono più veloce. La gara tra tartarughe. Attenzione, salve, mi scusi. Io vado, eh. Non se la prenda male che lei è più lento di me. Grazie. Posso rientrare? Ok. Sta attento che non lo colgo. Oh, ok, che c'ho un. Come al solito c'ho un trasporto di 1 km lungo. Bene, bene, bene. Dai, prossimo gameplay, cioè. Finito questo incarico, vado in banca a prendere il soldino per comprarmi il camion e vediamo un po'. Scegliamo un po' un camion che ci aggrada. Ah, polizia, che fai? 38 miglia e 55, sono 20 sotto. Mentre vediamo se è cambiato qualcosa per l'arrivo alle 6. 6, 6, 6, 0, 1, 59, cala un po' a seconda. Qui è un po' più vivo il paesaggio, un po' più alberi, vedete? Non il solito paesaggio desertico, eppure andiamo nel Nevada, eh? Siamo sempre in California. 54 miglia. Io faccio tutti questi giochini semi-rilassanti. Farm, Expert, Euro Truck, American Truck, Dark Souls che è rilassantissimo. Sono morto un miliardo di volte. Ora, la prossima volta su Dark Souls taglio, purtroppo taglio, perché se muoio 2 milioni e mezzo di volte è bene tagliare il video. 59, oh, se non sto attento mi fanno la multa. 59 miglia, ripeto. Ma quella con la decapotabile del 1211 come va veloce. Che sfioro, lei team. Sapesse chi è l'A-Team, era un telefilm dove usavano un furgone come quello, solo nero. Ma non divaghiamo nei ricordi di quando c'avevo 2 anni, cioè nel 1711. Si incomincia a fare un po' il paesaggio un po' più. Vedo le montagne aride del Nevada. 80 miglia adesso. Ah, allora posso un po' schiacciare, tanto più di quello.
credo che vada. Guardate alla nostra destra la ferrovia, eh? Applausi, signori, applausi, veramente. Le montagne aride del Nevada. Che bel paesaggi che fanno. Che bel paesaggi che fanno. L'italiano io. Servizio, esclusione, stazione di Pesa. Fermati sulla Pesa e attiva l'icona per iniziare l'ispezione. Oddio. Faccio la furba. Non ce la faccio. Oddio. Guardate signori, guardate, guardate, da ritiro della patente immediato, attenzione. Bella manovra. Mi devo andare a pesare, beh, sei pazzo. Vediamo se ci riesco. Figurati se ci riesco, fa la curva a 800 gradi. Oddio, ho impantanato un'autostrada. Attenzione signori, ho impantanato un'autostrada. Ah, che bello, e direi di più che bello. Ok, tanto il cavio non è mio. No, scusate, devo guardare da fuori. Ok, vediamo un po'. Bene, signori, ho impantanato un'autostrada. Ok, vediamo un po' se riesco. Se riesco, piano piano. Oh my goddess. A fare un po' il giro largo. Guarda che casino. Rido, rido come pochi nel monado. Attenzione, attenzione, forse ce l'ho fatta. Attenzione. Attenzione. No, no, perché vado dietro? È perché davanti devo andare. Devo andare, devo andare. Adesso quando ritorno mi dicono, guarda, ti ritiriamo proprio la patente di camionista perché. My goddess. Ce la farò. Adesso ridiamo che sono contromano, devo pesarmi. Poi dove cazzo mi peso? Facciamo il giro di qua e lì dove mi devo pesare. Ma poi anche questa. Vabbè. Per ora non è successo niente, attenzione. Mi dovrebbero ritirare qualsiasi cosa, cioè mi fanno multe assurde. Poi uno si fa una manovra del genere proprio violentemente violenta, triste proprio. Poi non so nemmeno se è obbligatorio, vabbè. Ecco. Oddio mio. Ok. Sto facendo proprio pieno di graffi il camion, ma. Ma che palle però! Quello che mi fa incazzare questi camion chilometrici. Chilometrici. Qualcosa di diverso dal solito. Pesiamoci. Salve. Con la polizia qui, attenzione, è importante questa cosa qui. Peso lordo veicolo 70.236 libbre. Grazie per la sua collaborazione. Ma vai a fanculo, vai. Pure la collaborazione. Però ho distrutto mezzo camion. Fermato un'autostrada per qualche minuto, ma sai com'è. Fatto tutto a marcia al contrario e la polizia così. Mi fa le multe perché vado a 1 chilometro più forte, però questa cosa qui non me l'ha nemmeno cagata, stupendo, meraviglioso. Che bello. Ecco, quindi poi dovevo arrivare alle 6, le 5:38, cioè sono stato fermo
a fare un casino della Madonna per 450 milioni di minuti, doveva arrivare 6 ed è calato di mezz'ora, che questo, boh, chi ci capisce è bref. Sempre 80. Vadi, vadi. Vadi, vadi, che basti che non superi gli 80, ma non è di un po' difficile superare gli 80, forse 70, in discesa. Ecco comincia il deserto del Nevada. Se stiamo ancora in Nevada, Rino, Rino. O Reno, da non confondersi col fiume. Andare diritto, sì. Perfetto, il diritto di guardare. Un po' di russo, a me mi viene di parlare il russo ogni tanto. 72, siamo scesi a 65 di velocità. Meno male me ne sono accorto. Bel tunnel, bel tunnel. C'ho nel mirino quel camion davanti, attenzione signori. In agilità, sorpasso in agilità. Ok. Che cosa c'è? Perché mi sono fermato? C'è lo stop. Pensavo ci fosse il semaforo, vaffanculo. Oh! Camper, non so se mi spiego. E invece era fermo così, forse doveva girare quel camion, non lo so. Grande manovra comunque, ancora niente, nessuna multa, niente. Sto facendo le peggio schifezze che si possono fare in un'autostrada. Poi degli Stati Uniti che sono anche severi. Vabbè. Che vedevo lì? Intanto le 5:21, è mezzogiorno e 19, quindi ancora manca un po'. 4, 5 ore mancano. Palazzo Moderno. A nostra destra potete ammirare lo building Everybody Now, Everybody Too, costruito apposta per la gente che non deve chiedere niente a nessuno. Quindi va, in pratica lì ci vanno quelli che stanno sempre zitti, non so più che cosa inventarmi. Mi metto nella mia corsia. Vai, vatti a fare un po' di reno. Bon bon. Leggo i cartelli, che devo fare? Oddio, stavo per invadere. Voilà! Questo, tutto questo, vi spiego perché stavo per andare di là. Perché, come al solito, quando uno gioca ai giochi di guida, gli prude tutto, cioè quindi orecchi, naso, occhi, soprattutto gli occhi. Quindi devo lasciare un attimo il controller, che sto guidando col controller, per grattarmi l'occhio. Ovviamente stavo per finire addosso a quella macchina. Vabbè. Bene, una bella giornata comunque. Mi sbaglio, la pioggia qui l'ho trovata su Eurotrack, sì, ma qui negli Stati Uniti per ora mai, non ho mai trovato pioggia. Qui è 80 un'altra volta. Meno male, sono bello, insomma, un bel limite di velocità dove vado abbastanza veloce. Infatti vedi, è sceso già alle 4:58 l'arrivo. Credo che sia il massimo che può fare. Lo faccio fuori anche quest'altro camion. Gentilmente, signori, fatemi passare. Grazie. Verdino, come la mettiamo? Mettiamola che freni un po', vai. 77, attenzione! Grande, grande sorpasso in curva, tra l'altro.
e grande sorpasso mentre ci sono le mongolfiere in lontananza. Le mongolfiere, una mongolfiera, sì. 78, siamo leggermente in discesa. Siamo calati a 65 adesso. Winnemucca, come cazzo si dice? Winnemucca, che paese è? Scommetto che non si dica. In inglese mucca è cow. Quindi cosa vuol dire mucca? Winnemucca, paese esplorato, Winnemucca. Signori, noi ci lamentiamo dei nomi dei paesi che sono in Italia, ma voglio dire, Winnemucca, Winnemucca, come cazzo, dove abiti? Ma io abito a Los Angeles, e tu? Ma io abito a Winnemucca, sa, un paese pieno di latte. Ancora 80. Migrato la barba, se sentite rumori strani. La barba incolta da Overwatch. Altra volta la polizia. Uè, polizia! Facciamo? Non ce la facciamo, mancano quanto? Un'ora e 17 per arrivare. E vada, vada. No, sto cominciando ad avere stanchezza e sonno. No, ma ormai arrivo, eh. Arrivo, ci sono. Manca 40 minuti e ci siamo. E i 40 minuti qua sono circa un minuto normale della vita reale. Eccolo che lampeggia. Uscire qui alla destra, sì, facciamo a mettere la freccia. Escono tutti qua, ovviamente. Eccoci, mi fanno perdere tempo. Oi, non picchiare adesso e non in salita più che altro. Non lo sapevo io, che mi ci vuole quelle 12.500 ore per ripartire. Cioè, pare che faccio io lo sforzo. Ma il titolo fa lo sforzo. Prego, tutti qui, dovete uscire. Tutti a Winnemucca. Vaffanculo. Prego, prego. Si muovano, signori. Ecco. Che sfioro! Me frega cazzo. Io vado 3 ore, oh. Ecco appunto. Frega cazzo, e questo sì, introppa come al solito. E che sti camion lunghissimi, enormi, come rompono la minchia a palette. Ah, vada, vada. Passo io, né? Siamo arrivati alla Walbert, sempre quella, secondo me c'è solo quella in America lì. Ma non è la Walbert, attenzione, avanti.
Oh, c'è nessuno, questa è una strada disperata. Nessuno, una strada disperata. E c'erano gente. Pure la polizia, sì, mi faccia la multa perché ho invaso l'alta corsia. Niente, non mi cagano, oggi sto facendo di tutto, non mi cagano. Eccoci arrivati. Siamo arrivati, signori, con tutti i soldi. Attenzione, record del mondo del Cortex. Scusate ragazzi, ma è crashato improvvisamente il gioco, quindi riparto da qui. Mi fa ripartire da qui. Ecco, ma insomma, stavo andando bene, ero praticamente arrivato come vi avevo lasciato. Vabbè, ci facciamo quest'altro pezzettino che ci manca e ovviamente crashava il gioco, qualcosa doveva succedere, no? Non è che può andare tutto liscio, come si dice, l'incarico, ma doveva crashare il gioco. Vabbè, perlomeno ripreso da dove, mi ha fatto riprendere un pochino più indietro da dove ero rimasto. Beh, comunque. Continuiamo nel nostro gioco che mi ha fatto tornare indietro a 1 ora e 17. Ero arrivato, vabbè, dai ragazzi, vi risorbite quest'altro pezzettino et voilà. Oddio mio, sì, di nuovo nel tunnel, siamo tornati indietro nel tempo. Ok, ce la farà il nostro eroe ad arrivare indenne, senza multe, senza niente, a portare il carico come era praticamente arrivato, punto interrogativo. Penso di sì questa volta. Sul volante K, non ho veramente idea di che marca è. Però io, beh, forse è meglio se mi informo qualcosina. Ok. Devo girare. Prima c'erano un sacco di macchine, ci sono comunque ancora anche ora un sacco di macchine. Ma elco. Sì, ancora uno sforzo e poi ce l'abbiamo fatta. Mettiamo la freccia noi a sinistra. Sì, passiamo, va. Può vedere con la sfiga ora picchio. Si fermano, si fermano. Bene. E per la seconda volta entriamo ad Elko. Pesantissimo. Portiamo dinamite, siamo anche pericolosi. Wow. Curvazza. Solita Walbert. E stiamo per arrivare un'altra volta alla nostra destinazione. Quella multa! Vedi, 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 lo sapevo. Ma ha dovuto fare rifà. Giù un cartello stradale. Nel frattempo, se guardate bene il video e guardate lo specchietto, curvando, ho buttato giù un cartello stradale. Ecco, ho fatto quasi 1000 euro di multa, 1000 dollari di multa. Che cazzo! Niente, è andata storta anche questo. Era arrivato indenne e non me ne sono accorto. Niente, Ale, e voilà.
siamo arrivati. Dunque, nel frattempo vi dico che nel prossimo video che farò di American vado in banca, prendo il prestito e ci andiamo a comprare un bel camioncciotto per incominciare a lavorare autonomamente. Adesso parcheggio, ecco, solo una multa. Vabbè, pazienza. Sì, salto, mi dispiace, ho fretta. Sì, mi dispiace, ho fretta. Dunque, ok, perfetto. Poi imparerò un giorno. Con fede. Perfetto, allora. Saliamo almeno di livello. Ok, 7665. E livello 4 ottenuto. Sempre novellino, vedi, anche Steam mi ha fatto l'achievement. Noi, nel frattempo, mentre continuo, aumentiamo un'altra abilità e mettiamo carichi fragili da aumentare. Ok, perfetto. Applichiamo e niente. Vi saluto. Qui è l'appuntamento per un altro video. Quindi vi ho detto, compreremo il camion. Mi raccomando. L'appuntamento è per un altro video su Cortex Gaming. Vi saluto a tutti con questa voce sensuale. E ci sentiamo domani. Non c'ho manco una donna che mi segue, ma non fa niente. Ciao ragazzi.